economici di strumenti musicali e Music Mess 2012, oggi è giorno aperto al pubblico, delirio come sempre. Siamo lo Stentis Electronic, questa è la principale novità di quest'anno, il DG250, è un combo innovativo, 250 watt, classe D, più o meno le stesse caratteristiche della BH500 ridotto di potenza, cono da 15, estremamente leggero. La novità più importante è che abbiamo inserito la possibilità di caricare i tone print all'interno dell'amp. Questo tramite una porta mini USB o tramite l'applicazione per iPhone che ormai dovete già conoscere piuttosto bene. Quindi avete la possibilità di caricare fino a 10 tone print all'interno dell'amplificatore. Tone print che sono stati realizzati da bassisti di fama mondiale con i quali stiamo collaborando, Nathan East, Divinity Rocks, insomma un sacco di personaggi. Li caricate sull'amplificatore e avete la possibilità di avere chorus, detune. Oh, thank you. Questa è l'applicazione che appunto dovreste conoscere. Funziona in maniera molto semplice. Scegliete il preset in base all'artista che vi interessa, in base al pedale o all'amplificatore che vi interessa. Per esempio questo è un chorus. Avvicinate il pedale, il telefono al pickup del vostro strumento e il tone print viene trasmesso all'amplificatore. Quindi avete la possibilità di avere il vostro suono dovunque andate con l'amplificatore. Passiamo al nostro reparto chitarra. Questo è il nuovo Spark Boost. È un boost, come dice il nome. Può essere Clean Boost, Fat Boost o Mid Boost, a seconda della posizione dello switch. Però avete anche la possibilità di un controllo di gain e controllo di basse e alte. Questo si va ad aggiungere alla linea dei pedali, diciamo così, timbrica di PC Electronic, quindi analogico, true bypass, e si aggiunge appunto al Mojo Mojo Overdrive, al Dark Matter Distortion e al Rottweiler. Ok, adesso siamo alla parte, diciamo, più professionale di Dyna Audio. Queste sono le nuove DBM50. Abbiamo calcolato che quasi il 60% della musica fatta al giorno d'oggi viene fatta in home studio o comunque in un sistema di desktop recording, con le casse non più appoggiate su uno stand o incastrate al muro, ma appoggiate sulla scrivania. Quindi Dyna Audio ha realizzato una cassa perfettamente angolata per questo scopo, per cui hanno ridisegnato non solo lo chassis ma anche il buffer e il tweeter per essere perfettamente angolata e per essere rivolta in modo perfetto verso l'ascoltatore. Quindi immaginatevi la situazione: un iMac al centro o un computer al centro con le due casse poste di fianco, come vediamo molto spesso negli home studio. Oltre a questo hanno realizzato un remote molto carino, molto morbido come scorrimento, che serve appunto a controllare il volume delle casse in remoto. Qui siamo ovviamente nella parte riservata a TC Helicon e quindi a tutti i prodotti vocali, abbiamo tutti i pedali e i nuovissimi Boss Live Play e Boss Live Play GTX. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo l'anno prossimo.